Il sindaco Letizia Moratti e il vice sindaco Riccardo Decorato citati in una denuncia da parte di un gruppo di cittadini. Andiamo a sentire di che cosa si tratta. Le leggi, la legge regionale, legge nazionale e svariate norme europee indicano che l'attività principale dell'amministrazione deve essere tendente all'integrazione delle popolazioni Rom e Sinti, mentre al contrario gran parte delle risorse, stiamo parlando di milioni di euro, sono state già fino ad oggi spese soltanto per effettuare gli sgomberi. Tutte le volte che vengono sgomberati viene azzerata la loro dotazione e questo è uno dei punti della denuncia, quando gli oggetti di proprietà, anche i miseri oggetti, ma importanti, un generatore, una coperta, una bombola del gas, devono essere ricostituiti perché vengono distrutti e usati come spazzatura. Il nostro obiettivo è che ci sia un rinvio a giudizio, che il sindaco e il vice sindaco e eventualmente altre persone che spetterà la procura di individuare siano tratti a giudizio per questi reati e eventualmente anche per altri reati. Sentiamo adesso che cosa ne pensa qualcuno che in un campo Rom ci vive tutti i giorni. Mi chiamo Fausto. Allora Fausto, dove vivi? Vivo sulla tenda. In che zona? Via Cavriano. Tu sei stato sgomberato dal campo? Sì, da Via Cavriano. Quante volte? Ma sono centinaia di volte da 3 anni e mezzo. Io ho lavorato fino a un anno fa, ma adesso lavoravo cartongesso. Sono caduto una lastra di cartongesso da terzo piano, c'è 3 placche in bocca che mi dà fastidio fino a quest'anno che arriva. Hai avuto un incidente sul lavoro? Sì. Come mai non ci sono Rom tra i firmatari della denuncia? Non ci sono Rom perché perché hanno molta paura. Per capirci, quando il giorno dopo che il giornale ha dato notizia della denuncia, la polizia è andata a identificare alcune di queste persone, noi pensiamo con un chiaro intento discriminatorio, intimidatorio, e quindi da parte loro c'è una grande paura, insomma, delle conseguenze che possono avere rispetto a queste azioni.